Buongiorno mondo, oggi è sabato e sto aspettando Riccardo che torni. È passato appunto a comprare delle cosine che adesso vi mostro, tra cui anche acqua, latte, insomma, le solite scorte. E situazione contrazioni preparatorie in evoluzione, nel senso che non smettono, va a momenti. Per fortuna stanotte è stato abbastanza tranquillo, quindi sono riuscita a dormire. Ma stamattina sono ripartite, quindi sono sempre quelle preparatorie, non sono tanto dolorose, sono più fastidiose che altro, quindi vabbè. Sono in attesa di captare segnali per avere il via, però no, per il momento ancora tutto tace, ecco, sono più appunto, come vi dicevo, preparatorie, quindi quelle in cui ti senti la pancia dura, la fittina alla schiena e poi passano e sono casuali, non sono regolari, quindi non è il momento, ecco, quindi vi tranquillizzo su questo. E niente, qui vi faccio vedere la scorta d'acqua che ha preso Ricky, un po' d'acqua. E là c'è anche cartigenica Scottex e qua ci sono delle cosine che adesso porto di là e vi faccio vedere. Allora, ci sono yogurt bianchi magri, normali. Avevo voglia di yogurt, in realtà ce l'avevo già della Lidl, ma vi posso dire che non mi piacevano per nulla e quindi non li ho mangiati, non mi piacevano proprio. E questi qua invece sono di MD, quindi questa volta è andato da MD a prenderli perché era più comodo. Me ne ha prese ben tre confezioni. Poi Philadelphia, simil Philadelphia. Poi ha preso delle briochine. Queste, poi ha preso un paccone di fusilli. Ah no, quattro confezioni, cioè veramente. Io avevo detto due, tenero, me ne ha prese un sacco. E poi ha preso i biscotti, sempre tipo le gocciole. Ha preso un po' di cipolla perché ero senza e mi serve, in realtà me ne servivano tipo due cipolline, però vabbè, avrà trovato solo questo e ci accontentiamo, tra l'altro ce n'è già una mezz'andata lì, vabbè, perché stasera ho voglia di fare il risotto al ragù, quindi mia mamma mi ha messo la voglia, che l'altro giorno con il risotto al ragù avanzato ha fatto le polpette di riso, non vi dico che buone, e quindi mi ha messo voglia di risotto al ragù. Poi spaghettini, due bottiglie di passata e una maionese. Basta, questo è quello che ha comprato. E poi c'è la cassa di latte e lo Scottex e la cartigenica e l'acqua, ovviamente. Adesso vi faccio sentire che il mio amore mi sgrida perché io gli ho semplicemente detto che insomma, mi stava raccontando che sta tornando da una commissione e io gli ho scritto: "Ah, ok, io invece devo ancora fare tutto perché devo ancora svuotare la spesa, passare l'aspirapolvere, ho fatto un tubo." Perché ero sul divano seduta e avevo queste contrazioni preparatorie che mi davano fastidio, quindi sono stata un attimino lì tranquilla. Il suo audio è stato questo. Amore, non hai nulla da fare, ora che arrivo ci penso io. Tu riposati, rilassati, che ci siamo già capiti. Io non lo dico, però per favore riposati e rilassati e controlliamo che ci sia già tutto, dove deve essere. Come deve essere, intende la valigia, patato. Sì, perché vede che ho tutte queste contrazioni, quindi c'è tutto, siamo a posto, abbiamo tutto, amore. C'ha l'ansia, mio amore. La smetti di attirare l'attenzione? L'abbiamo capito che vuoi essere filmata. Dove sei? Dove è andata Nala? Va bene, allora adesso sistemiamo la spesuccia. Mi dai una mano? Mi aiuti a sistemare la spesuccia? Eh? Oh, sei una signorina, devi aiutarmi. Dai, andiamo.
Andiamo. Vabbè, ciao. Ci stiamo un po' sistemando, ovviamente questo è ancora il pigiama, adesso mi cambio. Mi sono un po' truccata, ma poca roba perché ieri la mia amica è venuta, Marta, è venuta a farmi qualche scatto da sola col pancione e oggi, essendoci anche Riccardo di riposo, infatti si sta facendo bello, si sta sistemando la barba, farà qualche scatto di coppia con il pancione perché poi una foto voglio farla stampare grande e incorniciarla in casa, quindi ci fa questo regalo per la gravidanza ed è tanto tanto dolce. E insomma, la stiamo aspettando, sta per arrivare, io mi devo solo più pettinare e vestire, quindi a tra poco. La mia migliore amica è andata via e ci ha fatto delle foto bellissime, cioè nel senso io vi faccio vedere solo questa che tra l'altro per chi mi segue su Instagram ho postato, quindi la potete trovare anche lì. Aspettate, perché non va. Ok, guardate questa. Questa ce l'ha fatta col cellulare per darcela subito, però sono tutte bellissime le foto che ha fatto e un paio ve le ho postate, sono quelle che mi ha fatto da sola e ce ne ha fatte un sacco anche di coppia che non vedo l'ora di vedere. E soprattutto mi piacerebbe una farla stampare grande e incorniciarla in casa, non so ancora dove, ma voglio farla veramente grande. E niente, sono felicissima, è stata troppo carina, troppo gentile a farci questo regalone. E niente, Riccardo è di nuovo uscito perché oggi ha più voglia di me praticamente, c'ha le voglie. Aveva voglia di cioccolata calda con la panna, quindi è uscito a comprarla. E nel mentre ho comprato qualche altra cosina. E invece io stasera voglio fare il risotto a ragù. Quindi magari dopo lo preparo insieme a voi. È tantissimo che non lo faccio. Però mi è venuta proprio voglia e pensavo di farne un pochettino di più. E così con gli avanzi farò le polpettine di risotto come ha fatto mia mamma l'altra sera, che veramente sono buonissime. Quindi adesso che arriva appunto Ricky, sistemeremo quel poco di spesa che ha ancora fatto adesso. E poi non lo so, penso che ci guarderemo un film tranquilli. Mi è venuto mal di testa a fare queste foto, insomma, mi sono concentrata, poi c'era anche la luce, quindi magari la luce mi ha fatto vedere un po' di poi non riuscivamo a guardarci, la mia amica ci diceva guardatevi, baciatevi e noi ci veniva da ridere, quindi insomma mi sono un po' stancata e niente, ora aspettiamo che torna, qui c'è Nala che aspetta che arriva il papà, eh? Arriverà, arriverà. Allora è tornato e mi ha già detto che è una spesa. Se sentite casino, è Nala che fa le feste. Ecco. Boh, se ne va. Mi sa che si vergogna un pochino. No, è tutta roba mia e chi tocca me lo mangio. Allora, faccio vedere io. Vai. Il panuzzo. Buona panuzza. Altro panuzzo. Altro È panuzzo. fin qua, Poi. interistano. Poi. Prosciuttino. Ammazza, 7,19 euro di prosciutto. E quanto mi Lascia fare. Non prendi tre. Sì, ma ha preso il prosciutto cotto diamante, più caro che esiste. Due di plum cake. Questi ammetto li ho chiesti io, perché l'unica cosa che mi va a colazione oltre ai cereali. La cioccolata calda. Al gianduia. A gianduia. E Nala! poi qual è la morte sua per la cioccolata calda? Semplice. La panna spray, Sì. donne.
microonde. L'arrotino è arrivato. Aspetta, questo è perché io da bambino ne ero ghiotto. Io. Quanti ne avete mangiati anche voi? Ditemelo. Sembri il baffo. E ragazze, la birra, la corona. Sai, no, quello lì. Oggi ero in vena e mi alcolizzo 2 bottiglie di birra. Ammazza. Per quando Roberta sarà all'ospedale, così posso fare i miei piccoli party segreti con 1 bottiglia di birra. La coca io l'ho presa per lei, tra virgolette, per lei è fedino, con senza caffeina. Con senza caffeina. Con senza caffeina. E poi i noodles. Olè. Sì, perché questi li conosco. Stasera. No, stasera risotto con ragù. Domani sera. Ecco. Lunedì sera è finito. È finito. Ha speso 1050 euro. Lascia stare, non fa vedere quanto una speso. Ventina di euro, dai. Va bene. Ma per una giornata. Pensavo peggio. Volevo fare peggio, poi ho detto no, dai, aspettiamo, facciamo i bravi, va. Andiamo via, va che è meglio. Buona domenica, non è mattina, è praticamente primo pomeriggio, sono le tre. Io devo ancora pranzare perché stamattina me la sono presa molto comoda e poi mi sono messa a fare pulizie compulsive, quindi è tutto pulito. Ho aspirato, ho disinfettato i pavimenti, ho disinfettato il bagno, ho fatto una lavatrice che ha quasi finito e per pranzo mi farò i noodle perché ho voglia di noodle, sono sola fino a stasera, quindi farò i noodle, mi riposerò un pochettino mangiando praticamente e niente, poi ho ancora delle cosine da dirvi, quindi insomma ho continuato il vlog oggi, quindi sarà un weekend vlog e niente, vi volevo tra l'altro dire questa matita dell'Essence è durata da Natale a Santo Stefano e quindi l'altro giorno che ho portato Fede dal dentista, che tra l'altro gli ha regalato un nuovo spazzolino, ho preso questa qui di Catrice, che è una matita a tutti gli effetti, perché queste mine qua si consumano con troppa facilità, secondo me, quelle troppo morbide ve le sconsiglio, almeno per quanto mi riguarda mi durano troppo poco, e quindi ho preso questa di Catrice molto carina con anche la spazzolina, quindi poi la proveremo insieme. E poi avevo bisogno di un mascara e ho preso questo qui di Essence, volume stylist 18 ore curl hold mascara. Se l'avete già provato fatemi sapere nei commenti come vi siete trovate. E questa me l'ha portata la mia amica me l'ha portata la mia amica ieri quando è venuta a farci le foto. Ta-da! Una bambolina, guardate che simpatica, per insomma simboleggia un po' Alessandra, no? Quindi adesso mi preparo il pranzo, sto morendo di fame, mangio e ci vediamo dopo. Mi avete spesso chiesto dove trovo questi noodle, io li trovo al Krai, però non so dirvi in quali altri supermercati ci possa essere, però è comunque un supermercato che tratta cose di marca, quindi penso possiate trovarli abbastanza ovunque. In realtà c'è scritto noodle fritti, ma non sono fritti perché per cucinarli vanno messi in un po' d'acqua in pentola, quindi è come fossero, diciamo, bolliti, no? E io li adoro. Poi c'è la salsina, se si vuole si mette la salsina, per farlo a teriyaki ci va la salsina, e questi io non li metto perché mi fanno venire un po' di acidità di stomaco, che credo sia tipo erba cipollina, cose così, però non li metto mai, non mi piacciono. Sono molto molto buoni e soprattutto veloci per quando ci sono queste giornate in cui ci si dedica alle pulizie, insomma, che si ha un po' i minuti contati. Va bene, io ora li preparo e vado a mangiare. La lavatrice alla fine ha finito prima dei noodle, quindi inizio a svuotarla. E poi stenderò tutto fuori perché c'è un sole pazzesco, essendo comunque tutte cose grosse, perché ho lavato il copridivano, stenderò fuori.
Non vi dico il profumo. Buon appetito. Panni tutti stesi. Finalmente. Ho anche stirato i capelli, ho messo una molletta perché sapete ormai che questo ciuffo non lo riesco a comprendere, quindi ho messo una mollettina. Voglia estrema di frutta, lì c'è solo più un arancio e quindi succo. Questi qua sono troppo buoni, sono quelli mele banana e li adoro. Comunque, volevo farvi vedere una cosina che mi è arrivata per posta venerdì. Approfittando degli ultimi momenti di luce, vi appoggio qui, sperando che non crolli tutto. Mamma mia, che ciuffo ho fatto, vabbè. Senza preavviso, devo dire la verità, infatti è un pacco che non mi aspettavo assolutamente, quindi ve lo mostro qui nel vlog perché non ho istruzioni, ecco, a riguardo. Deve essere sicuramente un prodotto che trovate in edicola sempre, di Chicaboom. Vi faccio vedere la confezione, che è questa qui. Sono praticamente una serie di fiocchettini che costano 4,99 euro a bustina. Sono molto molto carini e si possono applicare un po' dove volete. Diciamo che principalmente qui fa vedere capelli e giubbotto, perché guardate, vedete, per esempio qua è su una giacca di jeans e qui lo fa vedere sui capelli. Io in realtà, quando l'ho visto, ho detto carino, lo potrei applicare sul passeggino di Alessandra perché io insomma non ho più l'età per applicarmi magari dei fiocchi così, però insomma vi faccio vedere anche la locandina, che è questa qui, Popstar. Hanno fatto anche lo spot televisivo, quindi l'avrete sicuramente visto in TV. E sono 12 magici fiocchi, tutti da collezionare, che cambiano anche colore perché appunto hanno anche le paillette. Sono molto carini, infatti li terrò sicuramente da parte poi per Alessandra quando sarà un po' più grande, da applicarglieli magari appunto su un giubbino di jeans, su un qualcosa da abbellire. E appunto c'è la scatola con dentro tutti questi fiocchettini, che ora vi farò vedere. Allora, andiamo a vedere tutti i colori che mi hanno mandato. C'è questo qui azzurro, che cambia sicuramente, vedete, paillette reversibili. Magari proviamo ad aprirne uno. Allora, mi metto così in maniera da farvi vedere più velocemente. Ho provato ad aprirne uno, ho fatto un po' di fatica, ho dovuto utilizzare le forbici, e appunto sono proprio paillettine. Poi mi hanno mandato questo qui, oddio, com'è, questo fiocco lilla con questi strass, diciamo, questi brillantini. Poi me ne hanno mandato uno con le paillette, sempre con le paillette reversibili fucsia, diventano bianche così. Poi ce n'è uno effetto punto unicorno, così multicolore, così, penso sia effetto sirena questo, molto caruccio. Non amo il verde, ma è veramente un bellissimo effetto, bello, mi piace. Poi questo qui rosa, che è molto molto carino questo, mi piace tanto. Questo qui rosa, questo qua è quello che io e Ricky abbiamo pensato di mettere poi sul passeggino. E tra l'altro vi faccio vedere tramite questo qui, che ho già aperto giusto per non aprirli tutti quanti, che ha una specie di, anzi una specie, un mega mollettone, quindi lo potete proprio applicare sia sui capelli, e ve li tiene secondo me molto bene, perché ha un mollettone veramente imponente e soprattutto bello resistente.
e quindi potete metterlo tranquillamente sui capelli oppure sui vestiti. È molto semplice da applicare, basta appunto premere e infilare in un taschino, insomma, in qualche punto comodo. Poi mi hanno mandato questo, sempre effetto unicorno, azzurro, verde acqua, direi, con tutti questi unicorni. Questo qui, che anche è molto carino, sempre effetto sirena, secondo me anche questo. Questo qua anche mi piace tantissimo con queste paillette bianche. Questo devo chiedere alla mia amica Silvia che si sposa se le può essere utile perché ha dei colori proprio da sposa, cioè proprio il classico bianco. Molto carino questo. Poi questo qui color arcobaleno, secondo me è sempre effetto unicorno. E ultimo, questo qua con le paillette di tutti i colori. Quindi ringrazio tantissimo Chicaboom per questa spedizione, per questi fiocchettini. Sicuramente si divertirà Alessandra quando sarà un po' più grande, li terrò da parte. E uno se lo sceglierà Fede, quello magari azzurro, che ho già aperto. E niente, quindi adesso mi riposo ancora un attimino, visto che oggi ho veramente faccendato parecchio. Ragazze, io credo che vi saluterò qua perché appunto non ce la farei poi in tempo a caricarvi il vlog già di stasera. Ed essendo domenica ci tenevo a caricarvelo oggi perché so che vi farebbe tanto piacere, visto che solitamente magari la domenica si è un po' più liberi e magari avete più tempo per guardarlo. Vorrei dirvi tante cose in realtà. Non so se ve l'ho detto appunto. Ieri sono entrata nella 39esima settimana, quindi insomma siamo proprio arrivati al capolinea. Manca una settimana alla scadenza e spero sinceramente che non si vada oltre perché sono appesantita, sono stanca. Insomma, non ce la faccio più. Vorrei arrivare in forza al momento del parto, quindi spero di non andare oltre, anche perché ho paura che sia troppo grossa lei, visto che a inizio mese ho fatto l'ultima ecografia, più o meno, e la ginecologa mi ha detto che era quasi 3 kg, quindi non vorrei diventasse troppo grossa, perché sarebbe ancora più complicato poi il parto, quindi rischierei io, rischierebbe lei, quindi per carità, speriamo che arrivi entro questa settimana. Ovviamente io vi terrò aggiornate su Instagram, quindi se non mi seguite, seguitemi, vi lascio sempre il nome, del mio Instagram qui sotto da qualche parte, se no trovate il link diretto nell'info box. Ho l'ansia e non posso negarvi questa cosa, ma nonostante non sia il mio primo parto, l'ansia ce l'abbiamo tutte, meno male. C'è chi riesce a controllare di più le emozioni, chi riesce meno. Io sono felice, l'idea che manchi una settimana o che possa arrivare da un momento all'altro in questa settimana o anche fossero 2 settimane, sono comunque emozionatissima. Non vedo l'ora di vederla, non vedo l'ora di sapere che sta bene, non vedo l'ora di vivermi questo momento con Riccardo, solo io, lui e la bimba, dopo il parto, e poi di, insomma, vederci tutti e quattro, ovviamente Federico incluso, con la bimba in braccio, vicini, tutti insieme uniti. La cosa mi emoziona soltanto a dirla, quindi sono volati questi 9 mesi, ragazze, sono veramente volati. Sto ripensando a tutto, al momento in cui ve l'ho detto, a quando ho fatto il test, a quando io e Riccardo ci siamo abbracciati increduli. Sto ripensando davvero a ogni singolo momento e mi emoziono all'idea che sia quasi finito questo percorso. E ora mi aspetta la parte più difficile, la parte più emozionante, ma anche la parte più dolorosa, la parte più emozionante di tutto questo percorso di 9 mesi. Niente, magari ci vedremo sicuramente ancora in qualche vlog, a meno che non succeda in questi pochissimi giorni, insomma. La
la pancia si è abbassata, quindi mi aspetto di tutto. Le contrazioni preparatorie ieri erano tantissime, oggi sono di meno, però io vedo la pancia più bassa e quindi non lo so, ho l'impressione che sarà in questa settimana, poi magari mi sbaglio. Vi terrò aggiornate, promesso, siete, lo sapete, soprattutto quelle che mi vogliono davvero bene, siete le ziette virtuali di questa bambina, perché soprattutto per chi mi segue dall'inizio, avete vissuto l'inizio della storia tra me e Riccardo, avete vissuto dall'inizio il nostro amore e siete un po' cresciute con noi, tra virgolette, no? Avete vissuto con noi i momenti più belli, perché ovviamente YouTube, si sa, è un passatempo e i momenti sono raccolti in pochissimi minuti, quindi non avete vissuto ovviamente tutto, però ci avete visti crescere insieme in questi 4 anni e mezzo e mi sto emozionando a dire queste cose. Siete per me soprattutto, appunto, ovviamente mi riferisco alle persone che mi vogliono bene, che mi seguono con affetto da tempo, e anche alle nuove, perché comunque ho a chi ha voluto passare questi 9 mesi insieme a me, affrontare magari lo stesso percorso insieme a me, che magari appunto è in dolce attesa, eccetera eccetera. Per me è davvero un piacere aver condiviso tutto questo insieme a voi e niente, ci teniamo aggiornate, ragazze, perché mi sto per commuovere, quindi direi che non è il caso, devo resistere, avrò tempo per commuovermi più avanti. Vi mando un grande bacio, ci sentiamo su Instagram e se non succede nulla ci vedremo nel prossimo vlog.